Bentornati in Cinemarte. A proposito degli amici vampiri, ecco una chicca cinematografica succulenta, volta nel mistero e nel condizionale più selvaggio. Alcuni studiosi appassionati del genere horror affermano che il film austro-ungherese Dracula Halala del regista ungherese Lajtai sarebbe la prima trasposizione cinematografica del mito di Dracula, contrariamente a quello che si è sempre pensato, ovvero che il film Nosferatu di Murnau del 22 fosse la prima apparizione sul grande schermo della mitica figura del vampiro. Secondo le fonti consultate, il film fu completato e proiettato prima del film di Murnau, e se un giorno tali fonti dovessero risultare attendibili, il film cult di Murnau non dovrebbe essere considerato il primo film di Dracula della storia del cinema. Le fonti per accertare che Dracula Halala sia stato proiettato prima del bellissimo Nosferatu sono esigue e consisterebbero in alcuni articoli di riviste e pubblicità del 1921. In un saggio scritto da Gary D. Rhodes, un ricercatore e professore di cinema, si afferma con certezza fin dal titolo che il film di Lajtai è da considerarsi il primo film su Dracula, anche se le ipotesi e i forse presenti nel saggio sono troppi. Cercando di mettere insieme tutti i pezzi, posso dire che non solo le informazioni che circolano sul film sono poche, talvolta sono anche discordanti. A mio parere, le ragioni di tutti questi dubbi sono dovute al fatto che si tratta di un film appartenente ad una cinematografia, quella ungherese, povera, poco conosciuta e studiata. C'è poi un elemento non trascurabile: la pellicola è uno dei tanti film muti scomparsi nel nulla. Nessuna copia è stata mai ritrovata. Anche riguardo alla sua scomparsa sono state fatte varie ipotesi. Gary D. Rhodes afferma che dopo la primavera del 23 il film scomparve sia dalle sale ungheresi sia da quelle austriache, e non se ne seppe più nulla, mentre John L. Flynn afferma che sarebbe andato perduto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti concordano nel dire che Lajtai scrisse il film con M. Kertész, un noto regista che lavorò con Bela Lugosi in 1918, e che in seguito avrebbe diretto alcuni film a Hollywood usando lo pseudonimo di Michael Curtiz, sì, proprio lui, il regista del celebre Casablanca, 1943. Dracula Halala fu prodotto dalla società Lapa Film Studio, girato presso gli studi Corvin Film Geyer a Budapest, proiettato per la prima volta a Vienna nel febbraio del 1921, presentato nelle sale ungheresi solo nel 23, un anno dopo la proiezione di Nosferatu di Murnau. Non sono state trovate fonti successive al 23, quindi non se ne conosce il destino distributivo. Si possono trovare versioni discordanti anche riguardo al soggetto del film. Le informazioni più approfondite, ma non certe al 100%, rimangono quelle divulgate da Rhodes e L. Heiss, quest'ultimo ricercatore studioso di cinema muto che ha condotto molte ricerche sul film. Nel suo blog, Heiss afferma che, grazie all'aiuto di un suo collega ungherese, Farkas, le ricerche e le evidenze trovate hanno portato alla scoperta di un film book dal titolo The Death of Dracula, scovato alla National Library ungherese. Dopo aver analizzato articoli di giornali, riviste d'epoca e alla luce della scoperta del film book, Heiss suggerisce che la trama non consisteva né in una trasposizione o adattamento cinematografico del celebre romanzo Dracula di Stoker, né che ci fosse una connessione tra la trama del film e le leggende della tradizione rumena legate alla figura del conte Vlad di Transilvania. Probabilmente il regista trasse l'idea della figura del vampiro dal libro dello scrittore irlandese e l'adattò liberamente al plot del suo film. G.D. Rhodes parla nel film book e nel suo saggio e ne fornisce una traduzione in inglese. Non solo, azzarda anche alcune supposizioni. Infatti scrive che il racconto fu pubblicato nel 24 con il titolo Dracula Halala e venne scritto da Lajos Panczel, uno scrittore e sceneggiatore ungherese. Rhodes ipotizza una corrispondenza tra il racconto e la trama del film e l'eventualità dell'esistenza di un'edizione precedente al 24, risalente tra il 21 e il 23, senza però riportare fonti ufficiali. Purtroppo sono solo supposizioni, nessuna prova certa. Dottor Watson, nel racconto si parla esplicitamente del film e del suo cast, testimonianza che potrebbe aiutare a ricostruire o almeno a immaginare la trama della pellicola perduta. Il condizionale è d'obbligo, visto che non ci sono prove di una corrispondenza tra la trama del racconto di Panczel e la trama del film. Tante domande e poche risposte, peccato. Non resta che sperare che un giorno qualcuno inciampi nella bobina di Dracula Halala, magari in Transilvania, all'ombra di un castello oscuro e tenebroso. Cinemarte ha presentato la storia del primo Dracula del cinema, Halala, 1921, una leggenda, un mito. Andiamolo a approfondire, andiamolo a ristudiare, a riscoprire questo Dracula inedito. Buono studio da Cinemarte!